Appena visto una persona nella pratica ambulatoriale che è stata vista per la prima volta perché aveva degli episodi di tachiaritmia, cioè di cardiopalmo, e appena uscita dal mio studio, ho individuato una presenza di fibrillazione atriale. La fibrillazione atriale è un'aritmia davvero molto frequente e una volta accertata la presenza della fibrillazione atriale, si calcola attraverso uno score, una tabella che ci dice il rischio di ictus cerebrale. Questa tabella si chiama CHA-SVASC2, CHA-SVASC, comunque è una sigla, ma tutto il concetto è calcolare esattamente quanto questa persona con la fibrillazione atriale possa avere il rischio di avere un ictus cerebrale, perché nella maggior parte dei casi questa aritmia, che è ben tollerata, badate bene, in realtà ha un rischio latente che è quello di creare degli emboli che poi si possono arrivare fino al cervello. Per cui in questo caso, dopo aver fatto il calcolo di questo score index, si valuta se è il caso o no di iniziare una terapia anticoagulante, tipicamente con il Warfarin, che è una molecola storica di cui ho fatto anche un post, dove appunto l'azione di questo farmaco è quello di scoagulare, di evitare la pericolosità di questa aritmia, che non è tanto l'aspetto aritmico, il cuore sopporta benissimo questa aritmia, ma è la presenza di coaguli che si possono formare a causa del fatto che all'interno del cuore il sangue non ha più quel flusso costante di andare ed uscire, di venire ed uscire, ma sostanzialmente tende a creare dei vortici di stagnazione. E quando il cuore ha questo tipo di atteggiamento, il sangue al suo interno possono creare appunto degli emboli. Quindi questo è un dato importante, ricordo a tutti quelli che hanno la fibrillazione atriale, che la terapia anticoagulante ha il suo valore, la sua efficacia, per questo preciso motivo.